Buonasera a tutti, benvenuti al Gianni Piazza di Ragusa. State vedendo la partita tra Pro Ragusa e Vizzica per la prima giornata di prima categoria, girone G, Regione Sicilia. Le formazioni con numero 1 per il Pro Ragusa, Licipasco, 4 Ferlito, 5 Criscione, 7 Guerrieri Marco, 8 Stella, 9 Puma, 10 Vitale, 11 Massimo, numero 6 Sweet. Per il Vizzini Calcio gioca Icco, Gianluca, Carnetta, Saggio, Cane e Vinci. Inizia la partita. Stanno iniziando a prendere posizione in campo per iniziare il girone G. Oggi una splendida giornata con inizia a battere Zini con il numero 10 Ramondetta. Ultimo sguardo ai propri collaboratori dell'arbitro. Fisco d'inizio della prima partita. Palla per il Vizzini, staita lunga. Il numero 7 del Ragusa prende palla, il numero Massimino, azione, subito fallo di Burgio Gianluca ai danni del numero 7 Guerrieri. Batte il numero 8 Stella dalla tre quarti campo, lancio in aria, fallo in attacco del numero Ragusa. Batte Saita, Staita lungo lancio, parla sempre per il Vizzini, numero ancora assaggio per il 27 Vinci. Palla per il Pro Ragusa con il numero 7 Guerrieri che nella fascia destra lancia per anticipo di Coppola. Ancora il Pro Ragusa, palla ora per il Vizzini. Alberto, scusami se ti disturbo, già i nostri telespettatori ci stanno. Giovanni Cannizzaro che ti manda i saluti. Ciao, grazie Giovanni. Parla sempre per il Pro Ragusa, anticipo, numero 16 Calabro, la passa indietro, numero per Burgio, ancora Burgio, viene anticipato, sbaglio l'anticipo, ottimo l'anticipo di Coppola che intercetta un passaggio filtrante per il numero 9 del Pro Ragusa. Fallo laterale che sarà battuto dal numero 7 Guerrieri per il 5 Criscione, lancio lungo, colpo di testa del numero 9 Puma, palla in out. Alla battuta Sebastiano Franco, estremo difensore del Calcio Vizzini. Lancio lungo intercettato da Calabro, il Pro Ragusa di palla, colpo di palla del numero 7 anticipato, out per i Vizzini. Gianluca Burgio la battuta per Coppola, ancora Burgio per il capitano Gregoredone avanza, palla al piede, la ritorna indietro, gira per Staita per il numero 16 Calabro, ancora il capitano Burgio prende palla Burgio, attacca la profondità, attacca, entra in aria Burgio, passa un difensore ma non riesce a passarne un altro, parla per il Pro Ragusa, liscio del numero 11, parla
anticipo ottimo di Calabro che passa la palla all'estremo difensore Franco, lancio lungo, Staita anticipa, palla di Dona, lancio lungo 27, palla nell'out, fallo laterale per il Pro Ragusa che sarà battuto dal numero 2, ancora il Ragusa con il numero 2, Giuseppe Salvo, forza Vizzini, speriamo questa sera il Vizzini riuscirà a portare questo risultato. Vediamo il primo impatto del Vizzini, ottima parata di Ricitra su tiro di Barone, ma vediamo qua ancora il primo Ragusa che attacca, lancio lungo ma subito intercettato dal numero 20 Barone. Palla per il Pro Ragusa intercettato dal numero 5 Coppola, numero 16 Calabro che cambia lato per Vinci, Aidone viene anticipato dal numero 6, il capitano suizo. La tifoseria del Vizzini già si inizia a far sentire, Davos Granata, parla per il Pro Ragusa, parla per il numero 9, viene anticipato, Burgio lancia, spazza una palla, ma palla resta sempre nella metà campo Granata, fallo sul numero 16 Calabro, Burgio, palla per Burgio anticipato benissimo da Andrea Criscione, Gurrieri alla battuta, palla per sempre per Criscione che cambia, girano per il capitano suizo, ma il numero 10 non è detta, viene anticipato da suizo, Burgio anticipa il numero 11, benissimo, Burgio, palla per il 9, si ricomincia con palla per il Pro Ragusa, ottimo stop di petto per il 4 Staita, anticipo benissimo di Riolo, palla in auto a favore della squadra Granata, capitanata sempre da Gregorio Dora. Palla per il Pro Ragusa, la formazione blu attacca, il numero 9 non sta niente, anticipa ma fa fallo, batte il capitano suizo, lancia lungo per il 7 Guerrieri ma in fuori gioco, la linea difensiva Granata si alza molto bene. Cambio di pallone, ci sarà stato un problema per il pallone un po' sgonfio, quindi ora il Vizzini con il numero 4 Staita si accinge a mettere in gioco il pallone, ancora il Vizzini fraseggia pericolosamente ma con maestria, perde per il Burgio, Aidone però mette una pezza e lancia, numero 16 Calabro lancia di nuovo ma Rendetto non riesce ad anticipare, Barone, Rendetto, ancora Rendetto non arriva ma attacca, ma il numero 7 Guerrieri riesce a prendere palla per l'11 Massimino che la passa per Puma ma è anticipato, palla in auto, protegge bene palla Staita, arrivo Staita,
Sebastiano Franco alla battuta, Calabro lancia per Gianluca Boggio, anticipa il numero 11, tiro dalla profondità e sfiora il gol numero 11, Saggio da quasi 35 metri, sfiora la traversa, il Viziva vicinissimo al gol al minuto 11. Ancora il Bruno Gusa attacca nella fascia, il numero 9, ottimo anticipo di Gregorio Dona. Daniele Intrinieri, il numero 20, Daniele Barone, Giovi Gamba, Rondetta, non va, ottima risposta del portiere Ibleo, ancora l'attacco non è finito. Ora per il numero 11 Massimiliano, 11 Borgio, numero 7 Guerrieri, la passa al centro, numero 8 Stella, sta cercando di uscire dalla propria metà campo il Pro Ragusa, gira palla ma Borgio anticipa, attacca la profondità, i due giovanissimi ragazzi Vizzini, Carmelo Staita e Daniele Barona. Anticipo di Staita prima del secondo della partita a favore del Pro Ragusa, lo batterà il numero il numero 10, Vitale, palla al centro, anticipo di Staita, palla in out. Rimessa in gioco a favore della squadra Iblea, capitanata da Suizzo, palla al centro, non c'è nessuno, la palla sfila pericolosamente al centro dell'area, numero 11 Massimiliano, entra, gol! Gianluca Massimino, uno sbaglio della difesa granata e subito il Pro Ragusa ne approfitta segnando 1-0 al minuto 13 del primo tempo. Ciao cosa? E la partita ricomincia con il sottotitolo di 1-0 per il Pro Ragusa, subito in andata giù di gambe, la passa al centro ma il portiere di Citra riesce a fare suo il pallone. Primo gol della partita tra il Pro Ragusa e il Vizzini Calcio 2015, viene segnato al 13° sempre dal possessore di palla in questo momento, numero 11 Massimino, poi al centro Sebastiano Franco riesce ad anticipare tutti. Per il Vizzini Calcio subito l'esordio in prima categoria, subito difficile da rimontare subito questo risultato contro una squadra ostica come il Pro Ragusa. Parla per Ferlito, esce anticipo di Aidone, palla in out per a favore del Pro Ragusa. Ancora il Pro Ragusa pericolosamente in attacco, Burgio, parla per Criscione, porta palla, la passa al numero 7 Guerrieri, anticipo, ottimo, Gianluca Burgio, palla in out. Batte il numero 7 Guerrieri,
movimento in mezzo al campo, ottimo l'anticipo del numero 11, ma Daniele si ostacolano i due giocatori di Vizzini, ma la palla va fuori a favore del team blu. Palla in gioco a favore del Pro Ragusa, Staita anticipa tutti, Daniele Barone non arriva, Carmelo Staita non va, lancia in avanti verso il giocatore numero 11 che ha sbloccato la partita, ma la palla è sempre del Pro Ragusa. Il Vizzini attacca, viene anticipato Massimino per Gurrieri entra in area, dribbling secco verso Staita, ma spazza il numero 11 Saggio. Gurrieri si accinge a battere la rimessa dal fondo. Gurrieri si guarda intorno per Massimino, palla al centro, il capitano Idone spazza via senza ringraziamenti, palla per il numero 20 del Vizzini, Barone, Vinci, ancora Daniele Barone, ancora Barone per Staita, ma non arriva, palla ancora per il Pro Ragusa che conduce la partita sempre per 1-0. A quando siamo arrivati al 18° minuto del primo tempo, Saggio fa ancora il Vizzini in possesso, palla con Saggio per Barone entra in possesso di palla, dribbling 6 contro l'area, Barone ancora le sede, l'altro non va, e vince Vizzini con il numero 27 Vinci dopo una magnifica azione del Daniele Barone al 18° minuto. Il Vizzini calcio pareggia i conti, Pro Ragusa 1 Vizzini calcio 1, in gol il numero 27 Vinci. E si ricomincia di nuovo con risultato 1-1. Massimino in possesso palla. Palla per il 9 che cerca un gioco di gambe ma non riesce. La tifoseria del calcio Vizzini si sveglia dopo il gol del numero 27 Vinci. Ancora il Pro Ragusa in attacco, prova il tiro da lontano il numero 10 Vitale ma non ha fortuna, palla in out, rimessa dal fondo per il Vizzini, batterà l'estremo difensore Franco per Coppola, battuta che deve essere rifatta perché la palla non era posizionata bene nella linea. Burgio in anticipo dal numero 8 Staita, allora numero, palla per Vinci va, anticipa il numero 2 Riolo, punizione a favore del Pro Ragusa, batte il numero 3 Cascone, si fa vedere il numero 8 Stella in mezzo al campo ma la palla viene lanciata lunga, ma Staita anticipa, Cascone angolo, calcio d'angolo a favore del Pro Ragusa. Conta dei calci d'angolo 2 a favore del Pro Ragusa, 0 ancora per il calcio Vizzini.
Traversone verso la palla, passa pericolosamente dentro l'area avversaria, palla fuori di un soffio, non la tocca nessuno. Ma è di nuovo, ce l'avrà toccata seguendo un difensore del Vizzini, infatti batte il numero 7 Burrieri. Franco chiama palla, lancio lungo di Franco verso il numero 20 Barone, ma Ramondetta con palla per il calcio Vizzini. Si sta alzando un po' di vento qua al campo Giovanni Biazzo di Ragusa, però non dà fastidio al gioco delle due squadre Iblea e la squadra calatina, che fa l'esordio nel campionato di prima categoria proprio oggi. Il Pro Ragusa, Massimino, ottimo lancio lungo Coppola che attacca lo Aidone, anticipa, palla ancora per il Pro Ragusa, tiro e palla in out. Sebastiano Franco si accinge a rimettere di nuovo il pallone in campo con una battuta lunga, cercherà a soppassare il centrocampo, palla per il Pro Ragusa, Massimino, fallo di mani, fallo di mani di Saida che viene ammonito, prima ammonizione per Saida al 23esimo. Al 23esimo Arrigo Saida viene ammonito per un fallo di mani che blocca l'azione pericolosa del Pro Ragusa. Punizione che sarà battuta molto probabilmente dal numero 10 Vitale. Si sta posizionando la palla, ma c'è anche il punto di battuta, il numero 6 Capitano Suizzo, e anche l'11 il giocatore che ha sbloccato il match Massimino. Difesa 3, batte il numero 10, la palla fuori, Vitale manda la palla fuori anche se di poco. Palla per Sebastiano Franco, Massimino anticipa, ma Staita anticipa il gioco, il numero 10 Vitale con un gioco di gambe passa, ancora Massimino ci riprova, il numero 7 viene ribattuto il tiro di Gurrieri, tiro di testa di Stella, ma viene anticipato da, viene bloccato da Franco. Fallo del piccolo Daniele Barone, i giocatori del Vizzini contestano il fallo, ma il gioco ricomincia con la palla a possesso di Massimino che viene anticipato. Ramondetta cerca di rubare palla al numero 5 Friscione. Punizione per il Pro Ragusa che deve essere ribattuto perché l'arbitro non ha fischiato l'inizio. Batte il capitano Suizzo. In barriera Ramondetta, solo Ramondetta, palla al centro. E palla per il 16 che lancia, Carmelo Sito non ci arriva. Coppola, Eugenio Coppola, palla in auto.
batte il numero 7 Guerrieri dopo un piccolo screzzo col numero 7 Burgio. Lancio di Stella ma senza pericoli per la porta avversaria. Coppola, Coppola per Burgio, Gianluca Burgio, numero 16 Calabro, numero 7. Palla per il 4 Ferlito, Ferlito che passa indietro, palla al portiere Licitra che lancia lungo ma Aidone non ci arriva, riesce a prendere dopo una cavarbia, dopo un'azione cavarbia del giocatore Ibleo. I difensori del Vizzini riescono a estrapolare il pallone e buttare via, ma Ramondetta va, Ramondetta attacca ma viene anticipato Massimino, Massimino, ma ancora Ramondetta ritorna, no, dopo un fallo nel numero 11 Ramondetta, Ramondetta si rialza, palla per il Vizzini calcio, Burgio anticipato, Calabro, Calabro ancora, palla per Calabro che lancia, vai anticipato il numero 11 Saggio, Saggio, Saggio ancora, palla per Saggio, Saggio entra ma al momento del tiro scivola e viene anticipato Massaida, ancora Calabro che si gira, Calabro con una Veronica, tiro in porta Licitra, para Licitra, palla per Marco Guerrieri, Marco Guerrieri lancia ma Saita anticipa, Daniele Barone, Daniele Barone prende palla, attacca la profondità, passa in mezzo a due, Daniele Barone, ancora Daniele Barone che appoggia per Calabro ma viene anticipato, ancora Saggio, Saggio tira da lontano ma palla in out. Partita divertentissima con cambio di fronte veloci, palla per il Vizzini, Coppola che svirgola ma Burgio mette una pezza, Burgio per Ramondetta, Ramondetta lancia lungo per Barone che non ci arriva, troppo lungo, lì ci tranticipa, palla per il numero 5 Criscione, Criscione che la passa Guerrieri ma Burgio attacca, palla sempre per il Pro Ragusa, ricordiamo sempre il risultato di 1-1 al trentesimo tra il Pro Ragusa e il Vizzini Calcio. Sblocca il risultato al tredicesimo Massimino che ha la palla, in questo momento la passa al centro, grandissima risposta di Sebastiano Franco al tiro del numero 10 Vitale, ma ancora il Pro Ragusa attacca e sta di tutta una pezza dopo un passaggio di Guerrieri, ancora Saita, palla per Calabro, ancora Ragusa attacca con insistenza, il Vizzini non riesce in questo momento ad uscire dalla metà campo ma il fuorigioco ferma le intenzioni del Pro Ragusa di andare in vantaggio per la seconda volta. Mi rimette in gioco il capitano Aidone, veterano del Vizzini Calcio sin dalla prima fondazione del 2015,
con la promozione in seconda e poi la promozione in prima, sempre via spareggio. Parla sempre per il Vizzini, Gregorio Edone, lancio lungo per Staita, ma Barone cerca di anticipare, palla in out di Riolo. Il numero 27 Vinci, che ha segnato l'1-1 al 18esimo, mette in gioco la palla. Un contatto in aria ma non viene fischiato nessun rigore, subito Coppola, lancia lungo, Ravandetta, prova a fare il pallonetto ma non riesce a sbloccare, a portare in vantaggio il Vizzini. Questa è stata un'occasione clamorosa al 31esimo per portare in vantaggio il calcio Vizzini, ma con un tocco di fino non è riuscito a portare in vantaggio la propria squadra. Nel frattempo, nel momento non collegato, il punizione a favore del calcio Vizzini, si carica dalla battuta il numero 4 Staita, ammonito al 23esimo per fallo di mano. Ancora i Vizzini, saggio in anticipato dal 10 vitale, saggio dribbling secco, entra in, ancora il Vizzini cerca punizione ma viene ribattuta per troppa velocità. Ancora il Ragusa in possesso, palla con il numero 9 Puma, ma viene anticipato da Ravandetta che pochi minuti fa si è mangiato occasione per andare in vantaggio. Burgio ancora per Carmelo Staita, ma viene anticipato Burgio che viene tolta la palla. Massimino cambia lato per il numero 10 Vitale, la passa a Guerrieri. Vicinissimo al gol anche il Pro Ragusa con il numero 10 Vitale, la palla sfiora per un niente il palo alla sinistra dell'estremo difensore Franco. Ancora il Vizzini, Ravandetta, tocco di fino, assist di fino per Daniele Barone ma non riesce ad anticipare il suo marcatore suizzo. Palla per il Vizzini, rimessa laterale, si carica il numero 27 Riolo lancia per Puma ma viene anticipato da Gregorio Donne che passa palla a Franco che alza un campanile. Numero 1, ancora palla per il Ragusa ma Barone è più veloce, Barone viene anticipato fallosamente dal numero 2 Riolo. Ravandetta si accinge a mettere al centro uno spiovente per i colpitori di testa, specialmente i due fratelli Staita. Palla anticipata, il numero 9 attacca Puma fa secco il proprio marcatore, ancora Puma per Massimino per Guerrieri è fuori gioco di Guerrieri, siamo arrivati al 36esimo minuto del primo tempo.
Ragusa 1, Vizzini 1. Lancio di Aidone, Staida non arriva, saggio, saggio per fallo, gamba tesa di Calabro verso il proprio marcatore numero 8 Stella, fallen out. Otto minuti più recupero alla fine del primo tempo. Aidone, Aidone lancia lungo verso questa Ravondetta che viene anticipato da Riolo. Barone, Barone, palla in out, fallo laterale, batte il numero 3 Cascone per l'8 Stella. Stella lancia lungo per Gurrieri, ma la palla Gurrieri non ci arriva, palla troppo lunga in profondità. Palla per Vizzini, lancio lungo verso Barone ma viene anticipato da Riolo. Saggio, sbaglia l'anticipo, ancora il numero 3 Cascone, passa al 10 ma non arriva. Aidone raccoglie il pallone per rimetterlo in gioco. Aidone per Barone ma anticipando fa fallo, punizione a favore della squadra in divisa verde, pantaloncini neri. Calabro, Calabro, Calabro ancora, subisce fallo dal numero 10 Vitale. Aidone, Aidone posiziona la palla nella propria tre quarti campo, lancio lungo Ravondetta, 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 subisce fallo, trattenuta ai danni di Ravondetta. L'arbitro conta i passi per far sistemare la barriera a 9,15 m dalla posizione del pallone. Portatele fuori te! Ravondetta si prepara a lanciare il pallone dentro l'area e Staida non riesce a indirizzare il pallone con il colpo di testa dentro la porta avversaria. Subito il Pro Ragusa gioca il pallone ma Ravondetta anticipa tutti. Ravondetta ancora, perde il barone, perde palla, perde l'attimo del barone. Palla per il numero 3 Cascone, Vitale, Vitale che anticipa Aidone ma la palla è ancora in gioco, sembrava out da questa parte ma invece il pallone è ancora in gioco. Staita anticipa fallosamente il proprio marcante rischiando anche il secondo giallo che per lui sarebbe espulsione e potrebbe lasciare la squadra in 10. Alla battuta si dedica il numero 11 Massimino. Tre difensori, tre uomini in barriera, anzi quattro uomini in barriera, scusate. Massimino lancia,
Ottima risposta dell'estremo difensore Franco. No, traversa Piera. Tocca la traversa, scusate. Tocca la traversa. Infatti è rimessa dal fondo per il Vizzini Calcio. Franco per Saggio viene anticipato. Massimino sta in anticipo ancora il Pro Ragusa con Vitale che tira, ottima risposta del portiere del Vizzini. Saggio la spazza via senza ringraziamenti, ma ancora il Pro Ragusa. Staita anticipa con un giochetto di corpo. Burgio viene anticipato il lancio lungo di Burgio verso il numero 9 Carmelo Staita. Gianluca Burgio si inizia Ramondetta sbaglia lo stop di petto, lancio subito per il numero 9 ma fallo su Coppola. Puma fa un fallo, spinge da dietro Coppola, batte subito Coppola per Aidone, lancia in avanti per Daniele Barone che viene anticipato. Ancora Saggio non riesce ad anticipare. Calabro anticipa il numero 10, no, ancora il numero 10 c'ha la palla, si destreggia benissimo. Massimino. Punizione a favore del Pro Ragusa. Massimino la passa a Criscione che prova il tiro da 20 metri ma la palla va fuori. Lancio di Franco, siamo arrivati all'ultimo giro di lancette del primo tempo e poi l'arbitro decreterà se ci sarà il 4 minuti di recupero. Svirgolo di Staita ma mette una pezza subito il numero 27 Vinci, autore del pareggio. Aidone lancia per Daniele Barone. Daniele Barone si gira, elude un marcatore ma non riesce ad eludere un altro. Subito Gianluca Burgio che fa secco il proprio marcatore. Burgio, ma si rifà sotto il numero 7 Gurrieri, ma palla sempre per il numero 7 Vizzinese. Ancora il Pro Ragusa che prova un altro attacco quando siamo arrivati al 45esimo del primo tempo. Vediamo quanto darà di recupero l'arbitro, ancora non l'ha segnalato. Palla fuori, sbaglia il traversone l'ala destra del Pro Ragusa, l'ala sinistra del Pro Ragusa, scusate. L'arbitro guarda l'orologio per constatare la... c'è passato un minuto alla fine del primo tempo e ancora si gioca. Staita viene anticipato,
Parla per Licitra, Licitra che lancia lungo verso Marco Gurrieri, ma palla va fuori. Burgio lancia subito per Ramondetta. Ramondetta cade a terra, ma non gli viene fischiato nessun fallo. Tira Criscione, tira. Coppola. Sì. Burgio si accinge a rimettere in campo la palla. Si va a vedere Saggio. Palla verso due uomini del Pro Ragusa. Puma per Ferlito, ma Saggio anticipa. Siamo arrivati al 47esimo del primo tempo. Ancora il Pro Ragusa che attacca, ma il Vizzini. Licitra, parla per Licitra che cambia gioco verso Criscione. Licitra, lancio lungo di Licitra verso il numero 3 Cascone, che sbaglia lo stop, e quindi il numero 7 Vinci rimette il gioco, la palla in gioco. Carmelo Staita, Vinci, ancora Vinci. Palla in out a favore del Pro Ragusa. L'arbitro fischia la fine del primo tempo con il risultato. L'arbitro fischia la fine del primo tempo con il risultato di 1-1, in gol al 13esimo Massimino col numero 11 e pareggia Vinci al 18esimo per il Vizzini. A tra poco per la diretta del secondo tempo tra Pro Ragusa e Vizzini Calcio. Alberto, siamo già partiti con il secondo tempo, le squadre già sono scese in campo, quindi ci siamo quasi, eh? Sì, stiamo iniziando, ultimi secondi preparativi, palla per il Pro Ragusa, inizierà il gioco col numero 9, entra intanto il numero 21, Damiano Dorata, goleadore della stagione scorsa del calcio Vizzini. Ed è uscito il numero 20 Daniele Barone. No, il numero 20 Barone è ancora in gioco. Un cambio allora. Saremo solamente in 12. Il Vizzini sarà in 12. Allora, cosa diamo? Allora, il 27 Vinci. Manca il 27 Vinci. Quindi è uscito il numero 27, è entrato il Vinci ed è entrato il numero 21 Damiano Dorata. Che Vendini ha fatto questo cambio a inizio del secondo tempo. Vediamo se il cambio darà i propri frutti o vediamo se Damiano è ancora il goleador degli anni scorsi. Subito Damiano Dorata prende palla, si gira, dribbling secco verso 2. Ancora una dorata, non ci arriva però Ramondetta. Palla per il Pro Ragusa, mette in gioco il numero 3 Cascone. Cascone per Stella cambia gioco per il numero 7 Gurrieri per Puma, ma viene anticipato da Staita. Anche la prima dorata, ma viene anticipato dal 2 Riolo. Ancora il Ragusa con Vitale mette al centro per Cascone, ma Coppola mette una pezza. Terzo calcio d'angolo della partita per il Pro Ragusa, se ne incarica il numero 11 Massimino. 3, 4, 3.
Primo calcio d'angolo del secondo tempo, arrivato al secondo minuto. Rischio il numero 8, Stella, ma risponde con un salto filino il numero 1 Sebastiano Franco. Ancora calcio d'angolo per il Pro Ragusa, si incarica il numero 10 Vitale. E colpo di testa del numero 6 Suizzo, ma la palla, scusate, per il numero 5 Crisciano, ma la palla va out. Subito Sebastiano Franco lancia per Ramondetta. Ramondetta non, Steida non ci arriva, subito palla per Criscione, Criscione, Criscione che lancia per Massimino, tiene palla in gioco, anzi no, l'arbitro Montevergine della sezione di Ragusa comanda, comanda un fallo laterale a favore della squadra calatina capitanata da Aidone Gregorio. Gioco un sombrero di dorata di Barone, ma non riesce il gioco. Fuori gioco del numero 9 Puma. La difesa vizzinese oggi è attentissima nel fuorigioco, si muovono all'unisono, sembrano un unico corpo. Si ribatte. Comunque le due squadre sembrano molto equilibrate sino a questo momento. Sì, il gioco è molto equilibrato. Si contendono bene gli spazi tutte e due le squadre, c'è molto equilibrio, molta anche correttezza tra le due squadre in gioco. E subito vediamo Gurrieri che viene anticipato, ma ancora palla per il Pro Ragusa. Anticipo di Puma ai danni di Iva. Gianluca Burgio mette una pezza e sbroglia la matassa, come si suol dire, e manda la palla in out. Numero 8 Stella, 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 attacco per numero 11 Massimino, ci riprova Massimino, fuori gioco di Gurrieri. Numero 11 Stella cerca spiegazioni all'arbitro Montevergine. Aidone lancia in avanti verso Carmelo Staita, ma viene anticipato da Riolo. Riolo per Criscione, Criscione, Gurrieri, Gurrieri out. I Vizzini mette palla in gioco subito, palla per il Pro Ragusa, Suizzo per Licitra, Licitra che viene attaccato subito da, da Staita Carmelo, ma da rata, calcio d'angolo, fuori gioco, scusate lapsus, subito palla, sbaglia il numero 2 Riolo, ma non essendo però pressato da nessuno riesce a riprendere la palla, ma numero 10 mette palla in out. Subito ancora di nuovo Riolo, Burgio, Burgio, ancora Burgio passa, ma non riesce a sorpassare Cascone. Saggio per Calabro, Calabro, Saggio, 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 ancora Saggio, Calabro, prende palla Calabro, dorata, arriva, il Vizzini passa vantaggio con il mio entrato al settimo minuto, Dario Dorata con un sombrero sul portiere, porta in vantaggio il calcio Vizzini, quindi al settimo minuto del secondo tempo, Pro Ragusa 1, Vizzini calcio 2, Damiano Dorata
al 7° minuto. Il goleador vizzinese non si è smentito neanche questa volta. È appena entrato e subito ha fatto vedere di che pasta è fatto il Dorata. Ma subito il Ragusa non ci sta e vuole subito recuperare la partita. Però vediamo che la palla va in out e si è Barone per Calabro. Per l'estremo portiere Sebastiano Franco che lancia verso Carmelo Staida di Citra. Vi ricordo il risultato che è stato sbloccato da Damiano Dorata al 7° minuto del secondo tempo. Subito il Pro Ragusa attacca con il numero 3 Cascone, aveva anticipato Burgio per Dorata, ma la palla è troppo lunga e finisce nell'out. Licitra, Riolo, Cascone. Cascone si accinge a mettere in campo la palla. Ancora il Vizzini in attacco, però con proviene anticipato da Criscione ancora. Calabro cambia gioco totalmente nella fascia sinistra. Damiano Dorata che svaria su tutto il fronte d'attacco. 30 secondi fa ce lo trovavamo a destra, ora lo troviamo nella fascia sinistra. Subito Carmelo Staita prova a sfondare la difesa Iblea, ma il numero 6 Suizzo mette in out Coppola. Damiano Dorata sbuca verso 3 ma non riesce a passare. Palla per Massimino, 3 contro 4. Però numero 11 Saggio riesce a bloccare l'attacco. Esce il numero per le file del Vizzini, esce il numero 9 Carmelo Staita ed entra il numero il numero 8 Guzzardi. Attacco pericoloso del Pro Ragusa. Ecco che vediamo Criscione anticipato. Dorata 3 contro 2, 4 contro. Il numero 7 Burgio dal centro, ma non riesce a farla passare perché la difesa Ibleo molto concentrata. Subito palla Massimino, anticipa il lancio verso l'avanti di Coppola. Coppola sliscio del numero 8 Stella. Il Pro Ragusa si sta preparando a due sostituzioni. Escono il numero 9 e
escono il nuovo numero 9, Puma, ed entra il numero 16 ed esce anche ed entra anche il numero 17 al posto del numero 11 Massimino, autore dell'1-0 iniziale. Parla per il Pro Ragusa, parla per Riolo. Riolo che viene sull'attacco da Barone, subito Barone, parla per il numero 10 Vitale, Cascone si guarda intorno e la passa al neo entrato numero 16. Palla in out, la palla esce fuori dal rettangolo di gioco e subito Sebastiano Franco si prepara alla battuta. Ancora il Pro Ragusa in possesso del pallone, Campanile si alza ma subito Saggio, sbaglia Saggio, Gregorio Edone mette una pezza, quindi palla per Licitra che cambia gioco pressato dal numero 10 Ramondetta, ma Arrigo Staita mette di nuovo al centro, tocco di Suizo per Licitra che rimette in gioco con un lancio lungo. Palla per il numero 16 Ibleo, ma che viene anticipato dal numero 5 Coppola. Massimino si accinge a mettere in gioco il pallone, Staita riesce ad anticipare tutti, ancora Daniele Barone che viene anticipato dal 2 Riolo, commette fallo Daniele Barone da posizione decentratissima quasi vicino all'out di sinistra. Vicino al pallone il numero 10 Vitale Massimino e lì è entrato il numero 17, due uomini in barriera per il Vizzini, Calabro e Ramondetta. Palla al centro, completamente sbagliato il cross. Si ricomincia con la palla per il Vizzini. Ramondetta per Saggio che non ci arriva, viene anticipato. Quindi colpo di fino di Calabro per Daniele Dorata che si gira e se ne va. Subisce fallo da dietro. Dal numero 8 Stella, l'arbitro Montevergine dà l'autorizzazione alla panchina del Vizzini di poter soccorrere Daniele Dorata quando siamo arrivati al 16-17 del primo tempo. Le due squadre, togliendo i due portieri, sono intorno a Damiano Dorata per vedere l'entità dell'infortunio.
Nel frattempo mister Lendini fa riscaldare 4 giocatori della propria panchina. Leone Dorata si rialza e zoppica vistosamente, accompagnato sportivamente anche dal numero 8 Ibleo Stella. E ricomincia il gioco con Arrigo Saita che mette al centro verso Daniel Barone che non riesce a prendere palla, quindi Licidra mette in gioco per numero 5 Criscione. Vitale lancia lungo per Cascone mette al centro il neo entrato numero 17 della formazione Iblea, prova a sorprendere il portiere del Vizzini, ma ecco rientrato subito Damiano Dorata che subito cerca di prendere palla a Criscione. Se la contenta con Criscione, ma commette fallo. Il numero 6 della formazione Iblea spinge vistosamente Danilo Dorata, che era andato a Cinzer a vedere come stava il suo avversario, ma l'arbitro non prende provvedimenti. Prende solo provvedimenti vocali e si ricomincia al 20° minuto, 25 minuti ancora qui al Giovanni Biazzo di Ragusa, con il risultato di 1-2 per il Vizzini Calcio contro la compagine Iblea del Pro Ragusa. Gianluca Burgio mette in gioco per Damiano Dorata, stop di Damiano Dorata, si gira, la passa subito al numero, ancora Damiano Dorata, saggio per Dorata, triangolazione, saggio, la mette al centro per Barone, sombrero, out! Dopo un sombrero al numero 2 Riolo, non riesce con un pallonetto ad eludere, cioè aveva passato con un pallonetto anche il portiere Licitra, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta, sperando soltanto la traversa. E la tifoseria del Calcio Vizzini si risveglia di nuovo a cantare per il proprio Beniamino Barone. Fino all'anno scorso faceva parte anche lui della tifoseria del Calcio Vizzini, quest'anno arruolato in prima squadra dalle giovanili, anche se ha avuto scampoli di partita in seconda categoria, ma già quest'anno già sta facendo vedere la propria differenza anche in prima categoria. Saggio prende palla, Saggio, e lancia lungo per Barone, il numero Cascone, Saggio anticipa, velo del numero 10 Vitale, ma non riesce su, entrata pesante di Burgio, ma l'arbitro non fischia, si rialza subito Burgio, e Burgio per Vendetta ci prova, no, non va, non inquadra lo specchio della porta. Ciao,
palla per il Pro Ragusa, palla per il numero 4 Ferlito, Ferlito per il capitano suizo che lancia lungo verso numero 17 che la passa al 10 vitale, palla per Massimino. Massimino che si contende la palla con Guzzardi, fallo di Guzzardi al vitale, vitale per il numero 17 che entra in passo sulla palla, ma anticipo dell'estremo difensore Franco. Questa volta la difesa calatina non è riuscita a fare la trappola del fuorigioco, a mettere in atto la trappola del fuorigioco. Licitra, palla per Licitra. Calabro, saggio. Suizo, ancora. Daniele Barone. Ecco Daniele Barone anticipa con un tocco felino a Riolo, ma Riolo riesce a recuperare posizione e manda la palla in out. Calabro, Calabro si prepara a mettere in saggio, saggio Calabro, Calabro, ancora Calabro, ma Riolo mette in out. Calabro per Ramondetta, Calabro mette al centro per Barone, per saggio, scusate, Barone, Barone prova ad anticipare tutti ma non ci riesce, lo vitale, vitale per Massimino, Massimino lancia sempre verso vitale che si era fatto 60 metri di campo, ma la palla finisce nelle braccia dell'estremo difensore Franco. Lancio di Franco, ma Daniele Barone, bellissimo stop a seguire di Franco, ma sbaglia l'appoggio verso Dorata e quindi la formazione iblea continua. Licitra, Licitra pressato da Ramondetta, ma con un dribbling secco riesce a liberarsi del proprio marcatore, però non riesce a lanciare in avanti e manda la palla in out. Quindi Calabro, Calabro per Barone, 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 ancora Barone, viene anticipato da Riolo. Calabro, Calabro per Daniele Barone, ma questa volta non riesce a tenere palla e la palla va al Ragusa, al Pro Ragusa con Vitale, Vitale per Cascone che cambia gioco, ma Gianluca Burgio, Dorata, Dorata, Ramondetta, 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 riesce a tenere palla in gioco, anzi no, per pochi centimetri ma non riesce a tenere palla in gioco, quindi Licitra. Licitra lunga, lunga verso Vitale, ma sia Saggio che Calabro subito prendono posizione. Cascone, Cascone viene pressato da Aidone, ma riesce sempre a crossare anche se la palla è debole e nelle braccia, e arriva tranquillamente nelle braccia di Franco. Lancio di Franco per Dorata che viene anticipato però dal capitano suizzo, 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 ancora suizzo per Criscione, Criscione, ma suizzo subisce fallo e l'arbitro Montevergine fischia il fallo per il Pro Ragusa. Siamo al 27esimo minuto del, e scoccando in questo momento il 27esimo del secondo tempo, sempre 2-1 per il Vizzini Calcio. Ricordiamo le reti al 13esimo con Massimino per il Pro Ragusa, subito recuperato da, al 18esimo da Vinci, e nel secondo tempo riesce a portare in vantaggio il Vizzini, il neo entrato Daniele Dorata che era appena entrato proprio a Vinci, l'autore dell'1-1. Ramondetta non riesce a recuperare palla su Riolo,
quindi Calabro, Calabro passa a Barone, Barone Ramondetta, Ramondetta non riesce a prendere palla, no. Saggio anticipa tutti, palla out, no, il numero, palla per il numero 6, Suizzo, Suizzo, Criscione, 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 Guzzardi anticipa, Vitale, palla per ancora, Cascone ci prova ma non va, Cascone non va, sta provando in tutti i modi il Pro Ragusa a farsi pericoloso nelle parti, dalle parti di Franco, ma non riesce a fare gol. Entra intanto il numero 14 per il Pro Ragusa ed esce il numero 4, ed esce il numero 4 Ferlito. Il ancora cadendo Coppola riesce a dissipare il numero 16 e consegnare la palla a Franco. Barone, Barone prova, Barone prende per la Barone, Barone attacca la profondità, Barone entra in aria, Barone, Barone e sbaglia l'ultimo passaggio, Barone che viene anticipato, quindi palla per il numero 11 Massimino, Massimino per Criscione, è rimasto a terra frattempo Daniele Barone, Franco mette la palla in out e si va a, e l'abito si va ad accertarsi del fallo subito a Daniele Barone. Nel frattempo i giocatori delle due squadre si vanno a dissetare in panchina e il numero 20 viene invitato a lasciare il rettangolo di gioco per poter continuare il match. Tutto questo al 30° minuto del secondo tempo. Sportivamente il Pro Ragusa dà palla all'estremo difensore. Sebastiano Franco lancia per Daniele Dorata ma viene anticipato. Guzzardi, Guzzardi, Guzzardi non riesce ad anticipare il numero 14, 17 per Dorata. Suizzo, Suizzo ma Guzzardi ancora. Ramondetta, Ramondetta per Daniele Dorata ma Di Citro anticipa molto bene. Palla per Cascone, Cascone anticipa, ma Gregorio Aidone, il capitano, riesce a anticipare tutti. Daniele Barone, appena rientrato dal fallo. Arrigo Staita, ma Riolo riesce subito. Il portiere di Citra stava combinando un patatrack, ma Saggio non è riuscito a... Burgio, Burgio si parte. Sono scherzi tra i giocatori, tra due giocatori di Ragusa e Luca Burgio, tra il numero 6 Suizzo con Massimino, con il numero 7 Gianluca Burgio, ma tutto si risolve per il bene, quindi Di Citro, Burgio si addormenta e gli viene tolta la palla, quindi Massimino, Cascone anticipa il suo diretto avversario. Quindi palla per Stella che rimette in gioco la palla.
Arrigo, Staida, vede Calabro ha spazio davanti, deve ritornare indietro e subisce fallo nel cerchio di centrocampo, quindi Staida. Staita lancia verso Barone, la palla si alza al campanile ed è out per il Vizzini. Calabro si prepara a rimettere in gioco il pallone. Ramondetta non riesce, ma Aidone fa palla sua. Dorado, bravo, pietà! Assist del capitano Aidone, e Davide Dorada fa doppietta al 33esimo del secondo tempo. Al 33esimo del secondo tempo cambia di nuovo il risultato a favore del Vizzini Calcio, quindi Pro Ragusa 1, Vizzini Calcio 3. Di nuovo in rete il goleador Davide Dorada con una doppietta. Nel frattempo mi sembra di aver visto un'altra sostituzione, entra il numero 15 per... No, entra il numero 18 per il Ragusa, per la Pro Ragusa. Ancora il Vizzini, subisce fallo Damiano Dorada, nuova sostituzione. Nuova situazione, esce Daniele Barone ed entra con il numero 17 Gianvito Aidone, fratello del capitano. E si continua di nuovo sul risultato di 3-1 al 35esimo. Gianluca Burgio anticipa di forza, fa dribbling ma non riesce e riprende palla, ma l'arbitro fischia fallo. Partita diciamo corretta nel punto di vista dei falli, soltanto un'ammonizione ai danni di Staita, Arrigo, fallo di mano. Vediamo ancora Arrigo Staita che anticipa tutti. Fallo laterale per il Pro Ragusa. Massimino si prepara alla battuta. Palla al centro per il numero 16, ma non c'è nessuno che può controbattere. Punizione dal limite per il Pro Ragusa. È una zolla pericolosa questa qua. Sì. Tutti vicino alla palla per non dare momento di battuta. Il numero 8 si impossessa del pallone, sarà lui a battere si sistema il pallone. Il numero 8 Franco chiama quanti uomini in barriera, vediamo 5 uomini in barriera, 5-6 uomini in barriera per questa punizione dal limite dell'area. Arrigo Staita anticipa la punizione di Stella, fuori gioco del numero 16. Gregorio Edone si prepara alla battuta, la rimessa in gioco
ma quando siamo arrivati al 38esimo, pochi minuti alla fine di questa partita, siamo al 78esimo della partita. Nuova sostituzione per il Pro Ragusa, entra il numero 15 ed esce il numero 11, l'autore dell'1-0 Massimino. Quindi il Pro Ragusa termina le proprie sostituzioni facendo entrare tutti e cinque gli uomini a propria disposizione. Pro Ragusa attacca ancora. Sì. Anche il Pro Ragusa 17, anticipo però di Staita, che manda il pallone fuori dal campo, il numero 14. Si prepara Vitale alla messa in gioco. Il numero 16 viene centurato dal capitano Aidone. Due uomini in barriera, Aidone, Gianvito e Ramondetta. Numero 17 mette al centro, ma Sebastiano Franco riesce a Gianvito Aidone non riesce a bloccare il pallone. Aidone prende palla, Aidone, ma subito ci sono degli scherzi in campo. Il numero 18 ha dato una testata a Gregorio Aidone e subito gli animi si accendono in campo. Si accendono in campo gli animi. Vediamo un po' che anche Dorata con il numero 14. L'arbitro si sta preparando a estrarre dei cartellini. L'arbitro richiama a sé il numero 2 e il numero 18 delle due squadre, il numero 2 del Vizzini e il numero 18. Del Pro Ragusa, li ammonisce entrambi. Li ammonisce entrambi. Tutto questo succede al 41esimo del secondo tempo. Sono anche gli scherzi in panchina, vengono allontanati. Un dirigente del Vizzini che era andato a parlare, a discutere con la panchina Iblea. Palla per il Pro Ragusa, Vitale. Ancora il Pro Ragusa con Licitra. Quindi Burgegem. Burge
numero 17 vende palla, ma subito Guzzardi anticipa e subisce fallo Guzzardi. Fallo del numero 17, danni di Guzzardi. Arrivo Staita, si prepara a mettere in gioco di nuovo, a riattivare il gioco, quindi, ma il suo lancio non ha beneficio per la compagine vizzinese, quindi ancora il numero 17 dribbling secco, ma Arrigo Staita riesce a anticipare. Saggio per Guzzardi, saluto in fuori, Aidone era in fuori gioco. L'Icidra si prepara a mettere in gioco la palla. Fallo di Burgio nei confronti del numero 15 Bleo. Mette in gioco il numero 5 Criscione. Ah. Vitale, subisce fallo. Non subisce fallo. Aidone. E continua il gioco, mancano pochi secondi alla fine della partita, così scopriremo anche l'entità del recupero. Quindi il Pro Ragusa però ancora ci crede, 3-1, anche se ormai sono poche le possibilità che possa fare tre gol per poter vincere la partita. Quindi si prepara Calabro per Saggio, che viene anticipato senza buoni propositi, la palla finisce fuori dal campo, dal rettangolo di gioco. Davide Done viene strattonato da Criscione, ma non riesce a prendere palla. Criscione che lancia per numero 17, Vitale che subisce il rientro di tre giocatori, ma il capitano riesce a spazzare la palla. Quindi Riolo per Vitale, ma il suo passaggio non ha buon fine. Numero 17, Vitale sbaglia il passaggio, liscio, Ramondetta toppita per Dorata, campo libero, Dorata non riesce il passaggio anticipato da Criscione. Vitale cambia, anticipo di Franco, rischiosissima l'uscita. Sta preparando un altro cambio per il Vizzini, dovrebbe entrare col numero 3 Patrick Caparo. Vediamo al posto di chi entrerà. Patrick Caparo entra al posto di Vincenzo Ramondetta. Si alza un applauso dai supporter Granata. Oggi numerosi qui a seguire la propria squadra, il Johnny Biazzo di Ragusa. Il Ragusa ancora prova ma non ci riesce. Quindi Burgio a campo libero. Burgio si ferma. Prova un dribbling ma non riesce, subito Calabro. Gianluca Burgio ancora però insiste ancora. Patrick Caparo prova lontano, subito entrante, non riesce a segnare. Giovane Patrick Caparo
solo, non ci Gli animi si stanno surriscaldando qui al Johnny Biazzo. Siamo arrivati al 48esimo, viene ammonito Burgio, il numero 7 Burgio, per fallo di reazione. Licitra si prepara a mettere... in campo il pallone Licitra. Cambio per il Vizzini, esce il numero 16, Calabro, che ha fatto una partita che è dispensiva, ed entra il numero 14, palla ancora in gioco dentro l'area del Vizzini, ma Franco riesce a fare su il pallone. Lancio arriva a centrocampo, ma Patrick Caparo non riesce a prendere palla. Subito Dorata elude la difesa e Blea pronti. Parata di Licitra che salva il poker. Bravissimo il portiere Licitra, ma anche bravissimo Dorata, che ha cercato la tripletta personale per la possibilità di portarsi a casa il pallone della partita. Vitale lancia lungo, ma non... numero 5 del Vizzini, Coppola, riesce a anticipare il numero 15 della Pro Ragusa. Siamo arrivati al 50esimo. Vitale si prova, ma è calcio d'angolo. Siamo già quasi arrivati al 51esimo, 6 minuti già di recupero che ha dato il signor Montevergine della sezione di Ragusa, e sembra ancora non essere finita la partita. Il quarto calcio d'angolo per la Pro Ragusa, che non ci arrivano a impattare, e la partita finisce, e la partita finisce qui al Giovanni Biazzo di Ragusa, con il risultato di 1-3 per la compagine vizzinese. In rete al 11esimo minuto Massimino per la Pro Ragusa, subito pareggio al 18esimo del primo tempo con Vinci, poi doppietta nel secondo tempo di Dorata Damiano al 7 minuto e al 33esimo minuto del secondo tempo dal Johnny Biazzo. È tutto. Alberto Dovile e Michelangelo Lentini ringraziano tutte le persone che ci hanno seguito in streaming e che ci seguiranno anche le prossime volte. Ci rivedremo domenica prossima per Vizzini Ferla.